Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. È stata la lunga notte per l'approvazione della manovra economica, è la prima manovra di Giorgia Meloni. Tu hai detto che la destra sta disegnando un'Italia premoderna. Da che cosa lo deduce? Che Italia è un'Italia premoderna? O che Italia sarebbe? Perché? Più che disegnando, direi fotografando. Allora, una premessa è doverosa. L'abbiamo anche già detto una volta, questa manovra ha di positivo il fatto che rispetta gli impegni presi con l'Europa dal punto di vista delle macro grandezze. Tant'è che i mercati sono tranquilli, lo spread per fortuna sonnecchia. Bene, ottima cosa. Seconda premessa è che nessuno si illudeva che un governo nato 3 mesi fa potesse con la bacchetta magica risolvere problemi che questo paese si porta dietro da 25 anni. Basta così la risposta. Basta, ok, fine, basta, qui mi taccio. No, adesso c'è l'altra parte. Cioè, l'Italia è un paese che da 25 anni non cresce ed è in stagnazione permanente. È un paese che ha il più alto tasso di sottooccupazione femminile e giovanile. Rispetto a tutti questi problemi, il governo che fa? Con la sua manovra economica fotografa questa Italia, quella che abbiamo alle spalle. Cioè, introduce una serie di norme che sono tutte tagliate a misura del maschio, piccolo imprenditore, lavoratore autonomo, partita IVA, oppure pensionato, meglio se ultra 75enne, quindi le misure sulla flat tax, quota 103 e così via. Poi introduce una serie di norme che strizzano l'occhio all'economia sommersa, che è da sempre la forza di questo paese. Oggi il Sole 24 Ore, non io, non lui, non la Palmerini, titola 12 sanatorie fiscali, 12. Bene, quindi, cari evasori, continuate ad evadere perché noi semmai vi diamo una mano. Poi ci sono una serie di altre misure che riguardano, appunto, da un lato i giovani, dall'altro lato le donne. Reddito di cittadinanza, ne abbiamo parlato l'altra sera. Si toglie, anche se poi hanno pasticciato, sono riusciti a fare un pasticcio anche lì, perché il congruo per ora rimane, ma lo toglieranno poi dopo, sulla base del principio illustrato e spiegato dal ministro Lollobrigida, per cui finalmente i ragazzi italiani faranno i lavori che ora fanno gli extracomunitari. Aggiunge Durigon, in maniera un po' più grossolana di quanto non l'avesse fatto la Fornero, basta fare gli schizzinosi, così che il giovane laureato la cui famiglia magari si è svenata per farlo studiare, se deve andare però Giorgia raccogliere... Meloni ha spiegato ieri, no? Ha detto che non si può pensare di avere tutti che riescono a fare ragione, il lavoro ma scusa, dei loro sogni, finisco, guardate, se mi dà 30 secondi finisco. Lavorare, punto. È verissimo, però, giustissimo, però fai qualcosa anche per quelli che hanno studiato e magari aspirano a fare qualcosa in più. Ma... Ultima cosa, scusami, poi vi lascio e sto zitto per sempre. Le donne, allora... Si introduce opzione donna, taglio dell'assegno del 30% solo per le donne caregiver, no? E cioè quelle che almeno da 6 mesi hanno in carico un parente non autosufficiente, solo le donne, perché non gli uomini? Poi si introduce molto il, congedo genitoriale, anche quello solo per le donne, cioè traduco appunto, l'economia ristagna, facciamola ristagnare, il sommerso c'è, premiamolo, le donne non lavorano, lasciamole a casa ad accudire la famiglia, i giovani hanno un problema, si adattino e si mettano a zappare la terra. Allora, questa quadro... è l'economia. No, scusa, poi c'è il POS e lo SPID. Togliamo il POS e lo SPID perché la digitalizzazione e la modernità ci fa paura, imbracciamo le carabine e andiamo a sparare ai cinghiali. Non lo so, insomma, mi lascia un po' perplesso. Io volevo dire solo una cosa piccola, poi lascio a proposito.